Alle pendici del maestoso Monte Taburno, nel cuore della Valle Caudina, sorge Monte Sarchio, culla di storia e crocevia di antiche civiltà. Con i suoi quasi 14.000 abitanti, Monte Sarchio è il comune più grande della provincia beneventana e nel 1997 ha acquisito con decreto del Presidente della Repubblica il titolo di città. Sono l'ingegnere Giuseppe Cecere, assessore al comune di Monte Sarchio, amministratore nonché consigliere. Mi occupo essenzialmente di programmazione territoriale e di sviluppo territoriale. Le radici del territorio sono molto antiche e ben presenti nell'evoluzione urbanistica e commerciale di questo territorio. Un territorio che ha una forte vocazione naturalistica. Infatti la Valle Caudina è al centro tra due parchi regionali, il Parco del Taburno nella parte nord e il Parco del Partenio nella parte valle. Quindi c'è un connubio tra storia, tradizione e elementi ambientali di notevole valenza. Il comune di Monte Sarchio è il comune più grande di questa realtà e la sua evoluzione urbanistica e demografica ha seguito un po' gli eventi della storia. L'emblema della città è la monumentale fontana dell'Ercole Alexikakos, che si erge al centro della piazza principale. L'opera, risalente alla seconda metà dell'Ottocento, si compone di una base a pianta circolare con vasca, sormontata da un gruppo scultoreo, rappresentato da quattro leoni, e su di un podio la figura di un Ercole guerriero. Lo stesso mitico personaggio che appare anche sullo stemma del comune. Il nucleo abitativo nel corso dei secoli si è sviluppato intorno alla Via Appia, importantissima rete stradale di età romana percorsa dal Medioevo dai crociati in viaggio verso Gerusalemme. Quando si parla di Monte Sarchio si parla dell'antica Caudium, ma questo è un fatto alquanto riduttivo, perché dal periodo dell'antica Caudium a oggi Monte Sarchio è stato un continuo di avventure di popoli e di storia. In questo paese ogni pietra può parlare e se io dico sempre che se si stringe può venire fuori la storia. Intanto perché si trova sull'Appia, l'antica Regina Viarum, ma l'Appia non è soltanto l'Appia Tucur fine a se stessa, su questa Appia si innesta la Via Francigena, che parte dalla lontanissima Inghilterra fino a Gerusalemme. Infatti da qui è passata la storia. Qui è passata la prima crociata, qui è passato il re di Francia al ritorno dalla terza crociata, qui è passato San Francesco e ha lasciato grandissime vestigia, ha lasciato una scia di conventi che sono nati, di cenobi che sono nati sul suo esempio. Senza contare poi che Monte Sarchio era uno dei centri più importanti per le derrate alimentari che venivano convogliate dalla Puglia a Napoli.
E infatti noi qui abbiamo il potere dei Davalos, grandi di Spagna e gran grassiere del regno. E quindi possiamo vedere un fiorire sia di famiglie e sia di monumenti, sia di vestigia storiche che hanno lasciato molto di sé e che oggi leggendole ci possono dare un'idea del tessuto sociale attraverso i secoli. Noi qui abbiamo avuto dal periodo longobardo fino ai Normanni, agli Angioini, agli Aragonesi. Il nostro castello, per esempio, è un libro vivente di questo, perché sono stati fatti dei rimaneggiamenti da ogni conquistatore che è arrivato, e oggi possiamo leggere attraverso i vari stili, i vari periodi storici e quello che hanno lasciato. Simboli delle antiche origini di Montesarchio sono la torre e il castello risalenti al VII secolo, durante il periodo della dominazione longobarda. La torre, che dà il nome alla collina sulla quale sorge, fu fatta edificare come roccaforte contro l'esercito di Carlo Magno e successivamente fu affiancata dalla costruzione di un castello, in seguito distrutto dai Normanni e ricostruito nel XV secolo. La torre ed il castello furono destinati a prigioni di Stato durante il regno di Ferdinando di Borbone. Nella torre furono rinchiusi patrioti napoletani, tra i quali Pironti, Nisco e Carlo Poerio, un patriota e politico italiano. Ancora oggi è possibile visitare la cella nella quale scontò i 10 anni di carcere prima che la sua pena fosse commutata nella deportazione. Montesarchio è una città di grande pregio storico, è valorizzato sicuramente dalla torre borbonica e dal castello che è oggi Museo Nazionale del Sannio Caudino. La torre borbonica, che rappresenta il fiore all'occhiello per il nostro territorio, ha avuto illustri personaggi imprigionati e tra questi ricordiamo Carlo Poerio. Infatti vi è una cella con una lapide lasciata proprio lì nella sede della Torre Borbonica. Negli anni 50 il carcere borbonico venne chiuso e attualmente all'interno del corpo centrale del castello è stato allestito il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino. Noi in Montesarchio ospitiamo anche un museo nazionale, un museo archeologico nazionale. Questo museo archeologico nazionale, secondo me, ha una grossa importanza, non per quantità di materiale, quanto per qualità. Perché in questo museo si può constatare come ci sia stato un ricco scambio tra la cultura sannita locale e la cultura della Magna Grecia della zona di Pestum. La committenza locale doveva essere una committenza molto ricca, per cui comprava molta roba, arrivava molta roba e nello stesso tempo veniva esportata molta roba, perché anche in questa zona si creava del vasellame. Infatti vediamo che in un secondo tempo vasellame locale su imitazione di quello della Magna Grecia.
Tutto questo noi lo possiamo vedere con mano nel nostro, ecco, piccolo ma interessante museo che sorge proprio nella zona del castello. Tra i reperti conservati è possibile ammirare oggetti di ornamento personale, armamenti bronzei e corredi funerari di varie epoche precristiane, nonché diverse tipologie vascolari di importazione attica. Testimonianza del profondo senso religioso degli abitanti di Montesarchio è la presenza di vari edifici di culto all'interno della cittadina. Alla sommità del borgo Lato Vetere, ai piedi del castello, è situata l'abbazia di San Nicola, di origine medievale. La piazza principale del paese è dominata dalla facciata settecentesca della chiesa dell'Annunziata. L'edificio a navata unica è arricchito da 6 altari laterali e impreziosito da un altare maggiore realizzato in marmi policromi, alle spalle del quale vi è un dipinto raffigurante l'Annunciazione. Dello stesso periodo è la chiesa di San Francesco, la cui facciata è attribuita all'illustre ingegnere Luigi Vanvitelli. La chiesa di Santa Maria della Purità. Fu fatta erigere nel XVII secolo dalla famiglia Davalos. Di
essa apprezziamo innanzitutto la sobria struttura architettonica barocca, ma soprattutto le tele, le statue e i paramenti sacri che ancora possiede. La sua struttura interna è costituita da un'unica navata a croce latina, la volta a botte, tre cappelle per lato e l'abside. Oltre al ricco patrimonio storico, Montesarchio vanta anche di numerose iniziative dell'amministrazione comunale volte alla valorizzazione di questo comune. Le festività sono numerose, comincerei ad annunciare quella della festa di San Nicola, che è il patrono della nostra città e che parte appunto dalla chiesa più antica che si trova al di sotto della Torre Borbonica. Così nell'arco dell'anno ce ne sono diverse, di feste religiose molto sentite, ma quella di particolare importanza è il Corpus Domini. Corpus Domini perché non solo il sentimento religioso ha avuto ormai grandissimo risalto nella nostra comunità e comunque ha un seguito notevole, ma a tutto ciò si aggiunge quello che è l'aspetto artistico, tant'è che molti artisti locali cercano di realizzare per quella famosa data del Corpus Domini delle opere pittoriche straordinarie. Infatti si tratta di quadri da dimensione di 3 metri per 4 che vengono esposti in tutti i vicoli della città, quindi la città è allestita completamente da questi straordinari quadri di grandi dimensioni. Tra le varie manifestazioni ricordiamo appunto anche Identity Festival, che da qualche anno si ripete ed è stata promossa la collaborazione della Regione Campania, della provincia di Benevento e del nostro comune di Montesarchio. È un evento che è definito grande evento perché parte appunto dal grande sentimento dell'identità dei Sanniti che si ricorda nel famoso episodio delle forche caudine. Questo evento infatti si sviluppa in 3 giorni ed è ricco di momenti culturali, musicali e soprattutto artistici. In questi giorni si cerca di ricordare attraverso questi momenti di incontro l'identità del territorio sannita. Grazie alla sinergica relazione tra territorio, patrimonio storico e culturale, servizi offerti, Montesarchio si presenta al suo visitatore come una vera e propria perla di tranquillità e bellezza. Un vero e proprio spettacolo da scoprire e rimanerne entusiasti.
invito tutti a scoprire la città di Montesarchio, una città ricca di storia, una città che possiede una bellezza naturale straordinaria, una città che potrà offrire a tutti i turisti, a tutti coloro che hanno voglia di vivere momenti tranquilli, in montagna, in collina, e tutti coloro che potranno anche invece partecipare alla movida notturna. Invito tutti, vi aspettiamo.